Abbondantemente intriso di sudore italiano, il cemento della più grande diga d'Africa che sta sorgendo sul fiume Zambesi, in Rhodesia. Infatti, tra i tecnici e le maestranze specializzate che lavorano a quest'opera colossale, numerosi sono i nostri connazionali. Quando nel 1960 la diga sarà terminata, le rocce e la riarsa campagna di questa zona scompariranno sotto le acque di un lago artificiale, vasto 3.500 km². Una superficie 10 volte superiore a quella del lago di Garda. In tal modo potrà essere irrigata e coltivata una regione grande come la Toscana. E grazie alle centrali idroelettriche che utilizzeranno queste acque, la Rhodesia vedrà quadruplicata la sua produzione di energia elettrica. A Milano, come in ogni grande città d'Italia, sempre più ardui e laboriosi i problemi del traffico. Un aspetto particolarmente delicato della grossa questione è rappresentato dalla necessità di un efficiente funzionamento di quegli essenziali mezzi di locomozione collettiva che sono tram, filobus e autobus. Per comprendere appieno la complessità del servizio, nulla di meglio delle cifre. Prendiamo per esempio Roma e passiamo la parola all'avvocato Sales, presidente dell'azienda filotranviaria della capitale. Il servizio di pubblici trasporti a Roma deve adeguarsi sempre più a quelle che sono le crescenti esigenze della città in continuo sviluppo. Ogni mattina dai nostri depositi escono 1.383 vetture così ripartite, 489 tram, 337 filobus, 539 autobus. I tram compiono giornalmente 8.760 corse per un totale di 76.000 km, 9.656 corse i filobus e 14.763 corse gli autobus per un totale rispettivamente di 33.000 e 100.000 km. In complesso oltre 33.000 corse e 238.000 km, 6 volte il giro del mondo. Un grande meccanismo che deve funzionare con meticolosa esattezza per consentire a 3 milioni di viaggiatori al giorno di spostarsi il più rapidamente possibile nella grande città. E se tutto si svolge soddisfacentemente, il merito è in buona parte dei 6.000 funzionari che costituiscono il personale viaggiante. Le conclusioni all'avvocato Sales, e sebbene le sue parole riguardano specificatamente Roma, esse conservano il loro valore per tutti i nostri maggiori centri urbani. Purtroppo, sino ad oggi, l'ADAC ha dovuto seguire l'irrazionale sviluppo della città. Ma il giorno in cui noi potremo disporre di un piano regolatore, di un valido piano regolatore, in base al quale continueranno ad innalzarsi fabbricati e a costruirsi strade, allora la rete autofilotranviaria di Roma dovrà adeguarsi a quelle che saranno le esigenze di una metropoli nascente. E così, rieccoci alle spensierate giornate di carnevale, la breve stagione dell'allegria. A Monaco di Baviera, come ogni anno, si divertiranno coscienziosamente. I tedeschi sono fatti così, non amano i compromessi. Se occorre far baldoria, ebbene la si faccia disciplinatamente sino in fondo. Tutto va preso con serietà, ordine e metodo, anche le follie. Grande affare per il corpo di ballo e che corpo di uno dei maggiori teatri di varietà cittadini. Occorre accogliere degnamente le loro altezze serenissime del reame di carnevale. Diciamolo pure, è giunto il momento di porre un freno all'indiscreta invadenza di questi cinereporter. Ma ecco il gran momento, con un mezzo di locomozione non del tutto regale giunge sua altezza, più compacente alla maestà del trono l'apparizione della regina. Per alti meriti carnevaleschi viene decorato il borgomastro di Monaco. Non manca una rappresentanza dell'esercito di fronte al quale tutti sentono nascere in fondo al proprio cuore irrefrenabili impulsi militaristici. E ora si sgombri la pista. Il re e la regina, ossequiosi del protocollo, al ritmo di un languido romantico valzer, iniziano le danze. Ma per i più giovani ci vuole altro. Così i tedeschi si divertono, con quella scrupolosa solerzia con cui fanno ogni cosa.